mia faccia. È solo l'11ª di campionato. Mancano 27 partite alla fine di questa agonia. Lasciamo perdere, raga. Io non ci voglio pensare. Un'altra serata di smadonne, bestemmie, scleri. E chi più ne ha più ne metta, perché stasera sarà così. È l'Udinese, la squadra nata per rompere i coglioni al Milan. L'Udinese che non ha mai vinto un campionato, ma non vi preoccupate che stasera è la volta buona. Diamo via a questo grande circo. Piove a San Siro e piove sul bagnato per il Milan. Nice. Live reaction numero 111, ragazzi. Battono loro subito in verticale. Renders verso Giroud. Vai, stop. Non stoppa la palla. Ma sì, non stoppiamo la palla. Dai, su, forza. Iniziamo nel migliore dei modi. Niente, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 5-8-54, sempre con il C in campo. Qua c'è un fallo clamoroso su Jovic, cazzo, anzi Reinders. E Bosele inciampa, casca, e nonostante tutto Florenzi, la palla non ce la fa a prenderla. 2 minuti e 45, già si bestemmia. Ricordo che Pioli non ha mai vinto contro Cioffi. Le squadre cambiano sempre allenatore prima di giocare contro il Milan. Florenzi, Leao, vediamo cosa fa. Schifo. Vabbè, l'Udinese è classica squadra con la difesa 3, che quando difende diventa difesa 5 e il Milan non passa. E la volete sapere una cosa molto divertente? La cosa divertente è che io non ho mai visto nessun avversario del Milan da inizio stagione fino adesso perdere la palla in maniera così ridicola come la perde il Milan. Il Milan, per rubare palla, se la suda. Chiaramente Samardzic è stato bravo Renders a leggerlo. Success, buona palla di prima. Success per Zemura, palla dentro verso Florenzi. Sei un coglione, Pereira. Sei un coglione, Florenzi. Sei un coglione. Cazzo fai, Florenzi. Da una ripartenza sullo spazio alle spalle, dove Zemura riesce a prendere il tempo a Musa. E eccola qua che la vediamo, perché gli è internamente. Musa è all'esterno. Ho detto gol, perché questo è gol. Cioè, questo l'avessi sbagliato un giocatore dei miei, l'avrei preso. Occasione enorme per il Tucu. A insulti fino a domani mattina. Questo è un regalo dell'Udinese. Niente, non la stoppa neanche Jovic. Ste palle alte, cross. Ricominciamo con i cross. Ricominciamo, sì. Certo. Guarda come ripartono in contropiede questi. Già ci sono andati vicini. Guarda come ripartono. Cioffi ha preparato la partita anti-Milan. Chiudi e riparti. Tira una volta in porta e fai un gol. Ecco come ha preparato la partita. Vedete quando arriverà il 35esimo, il 40esimo, il risultato sarà 0-0. Vedrete. Vedrete quando ci addormenteremo guardando questa partita. Ma vedrete. Poi verso il 50esimo, 60esimo del secondo tempo, l'Udinese farà il gol dell'1-0 su un contropiede o su un erroraccio del Milan. E poi comincerà le nostre risate. Success, fallaccio di Kovic, ammonito. Il pupillo di Pioli ha fatto la cazzata. Il super pupillo di Pioli, il giocatore preferito di Pioli, ha appena fatto una cazzata. La prima, no. Ma che la prima? Tomori l'ha fatta scorrere, solo Success ha fatto un movimento verso la porta. Questo ti fa capire anche le caratteristiche dell'Udinese, che ha pochi giocatori d'area di rigore. Udinese ha pochi giocatori d'area di rigore, ma bastano. Bastano per vincere la partita, non vi preoccupate. Sul primo palo, gli altri dietro. Palla tagliata. Palla tagliata, qua. È difficile trovare la porta. C'è anche te che crossi su Krunic. Che c'è dei problemi forti, eh. Reinders. Centralmente, buon movimento di Calabria. Che tira. Destro, Silvestri. Silvestri, oh, un tiro. Calcio d'angolo, ma servono giocatori. 24 minuti e 50 per fare un tiro in porta all'Udinese, che quest'anno non ha ancora vinto una partita. Già, Jovic, fai qualcosa. Sì, schifo, quello lo fa. Jovic, il grande campione che avrebbe dovuto risolvere i problemi di attacco del Milan, certo. Contro il Milan, Gatti diventa un fenomeno, Neuwen Perez diventa un fenomeno. Lasciamo stare Nathan. Poi chi mettiamo in lista? Zemura. Krunic, vediamo che cosa combina. Dalla Leao, ti prego. Meglio tardi che mai.
Leao contro Neu e Perez, che tanto lo fermerà. Sa vedere? Solo Leao contro due. Leao, oh, Leao. Leao! In curva. A 5 metri dalla porta ha tirato in curva, ragazzi. Io non ho più parole. Non ho parole per commentare questo schifo. Veramente. Musa farà sicuramente il cross. Musa tarda il cross. Frena due volte, poi prova sinistro. Silvestri. Silvestri. Palla che usciva di un metro e mezzo. Vi ricordo che l'ultima partita vinta è quasi un mese fa contro il Genoa, 7 ottobre. No, per dirvi. Targo Leao. Leao verso Florenzi. Florenzi ha fatto un grande controllo, poi non è riuscito a battere in porta. Abbiamo fatto tutto bene, tranne che non ci credeva neanche lui, con un controllo così si era riuscito a trovare davanti a Silvestri. Veramente un colpo di sentore, va ancora da un cross di Leao, con Florenzi che va a aggiungersi ai due attaccanti in area di rigore. Cosa ho appena visto? Difficoltà l'Udinese, però per tornare all'azione precedente, se rimasti non ti aspetti, fa saltare i riferimenti alla difesa udinese. Assolutamente. Cosa ho appena visto, ragazzi? È chiaro che due attaccanti, vedi, fanno prestare molta attenzione ai difensori che vanno in cosa marcatura. Cosa ho appena visto? Sia di Calabria. Quando dicevo che Pioli andava cambiato dopo lo scudetto, mi davate del matto. Poco male, a prescindere. Renders, spazio tra le linee, vede la porta, Renders, che fai? Frena, non calcia, perde l'attimo. Sei impappinato da solo. Oddio, ragazzi, ma che comiche sono queste. Che bello, Udinese, 6 contro 4. Finisce qua. Una delle cose più brutte che abbia visto in vita mia. Davvero. E sono pochi questi fischi. Io seguo l'Udinese su Instagram, no? E ha appena pubblicato questa foto qui. Non lo mette a fuoco, però ci siamo. Fuori Krunic e Jovic. Dentro Okafor e Adli. Miracolo. Il cervello di Pioli finalmente ha fatto una sinapsi. Dopo 10 anni il cervello di Pioli ce l'ha fatta a connettersi per una volta. Fuori Krunic. I commenti di quella post, dicevo, sono tutti: non stiamo giocando male, continuiamo così. Per una volta non ho niente da dirvi. Pensate un po' cosa stanno dicendo i tifosi dell'Udinese, che non hanno ancora vinto una partita a questo campionato. E vedrete che diranno quando la partita sarà vinta da loro. Si inizia. Krunic rotto. Forse c'è una speranza nell'umanità intera. Samardžić dall'angolo. Samardžić sinistra uscire, è pizzicato, secondo polo. Cabasele. Cabasele. A coordinarsi bene. Altra occasione per Udinese. Madonna, raga. Questa sì è una grandissima occasione. Era solo. Era completamente solo. Poteva stopparla e tirare. Che bella occasione che hanno gli altri da calcio d'angolo. Giroud, Okafor, lancia Reinders. Reinders prova a scavare. Silvestri riesce a mettere il calcio d'angolo, occasione da una parte, occasione dall'altra. Ah, quante bestemmie che bisogna tirare qui. Tanto Okafor ha fatto più toccando un pallone che Jovic toccandone tipo 24 nel primo tempo. Ma dettagli. Okafor, cosa cazzo fai? Ha saltato Zemura, più uomini di Leao. Non solo, di tutto il Milan. Ha saltato esattamente 4 uomini. Fallo di Neuwen Perez. Oh, giallo. 53 minuti per il giallo a Neuwen Perez. Cabasele fallo, giallo anche per lui. Bosele invece punta, salta fuori sul sinistro ancora. E Bosele che finisce giù. Calcio di rigore. Andiamo. Sì, continuiamo a fare schifo. Sì, sì, è rigore questo. Rigore al limite, ma rigore. Allora, il volo da parte del giocatore c'è, ma palese. Però è anche vero che se c'è il contatto, il rigore va dato. Però viene confermato. Confermato il rigore. Calcio di rigore per l'Udinese. Ho visto rigori non dati per molto di più quest'anno, sinceramente. Va Pereira. Ed è così che l'Udinese, ragazzi, come vedete all'inizio, l'Udinese andrà in vantaggio. Ed è così che facciamo fare i primi 3 punti all'Udinese in campionato. Pereira contro Maignan. Andiamo un po'. Va Pereira. Gol dell'Udinese. Piatto spiazza Maignan. In vantaggio l'Udinese, San Siro 1-0. Bene così. Bene così. Così i difensori di Pioli ne hanno presa un'altra volta nel culo. Bene, bene così, bene così. 84 infortuni a partita, 84 gol sbagliati, 84 cross nel vuoto. Va bene così. Finché non viene esonerato, vi conviene tifare contro. È l'unica soluzione. Bene così, giusto così. Sbagliate gol, continuate a sbagliare gol inutili, continuate a sbagliare gol. Continuate a fare
stronzate, continuate. Una squadra che ha zero vittorie, ragazzi, gliela stiamo facendo fare noi. Giroud che fa una sponda per nessuno. Vi prego, basta, perché mi viene troppo da ridere. Sapete cosa? Mi dispiace per il Napoli che ha pareggiato contro una squadra così. Samar dice verso success, Maignan che ha preso. Hanno alzato il voto di 4 con sta pelata qua. Cioè, voi volete giocare contro il Paris Saint-Germain martedì, quando è martedì, mercoledì, quando è? Ed ecco il gioco sterile, il possesso palla del cazzo. Musa. Nessuno che si inserisce, nessuno che fa niente. 84 in area di rigore. Il cross che viene respinto. E loro che la raccolgono. E noi che si ricomincia. E il possesso palla sterile. E Leao è la palla che mette il cross morbido. Che viene respinto. Leao. C'è Loftus Cheek. C'è Loftus Cheek, cazzo! E prima non la dà Florenzi. E poi non la dà Loftus Cheek. La prossima chi non la dà? Era solo, Loftus Cheek era solo. Andrei, un altro cross sterile. Che gira diretto con i pugni. Florenzi in curva. Non era neanche male questa. Leao dopo questa deve uscire dal campo e farsi 9 partite in panchina. Vi informo che l'Udinese è 11 partite di fila che segna il Milan e questa è la 12esima. Cioè, ma alla 14esima volta che Giroud viene anticipato, no? E 14esima ci sono stato molto largo, perché potrebbero essere anche parecchie di più. Toven. Toven in porta. Tomori. Tomori in calcio d'angolo. Vabbè, tanto gol più gol meno cambia poco. Ma più non ti viene in mente che forse a te che alleni non ti viene in mente che forse ci sono altre soluzioni? Non ti viene in mente, no? Tu hai fatto due gol a Napoli su De Cross, hai fatto bingo. Perché adesso per un altro anno e mezzo puoi porre cross dappertutto. Cioè, sti qua sono arrivati a Milano per pareggiare e hanno addirittura vinto. 427 passaggi a 142. 90% di passaggi riusciti a 75. Possesso palla non ne parliamo. Eppure qual è il dato? 0-1. Esattamente così. Ma voglio vedere che poi che scusa usate per difendere Pioli. Sovrappone Florenzi, Leao va al cross. Leao verso Giroud. Silvestri! Al 45esimo cross, una l'ha presa e l'ha parata, perché questo è il secondo tiro in porta della partita. Tra l'altro penso non l'abbia neanche presa Giroud la palla, gira di spalla. Pensate voi, contro l'Udinese che ha fatto 0 vittorie in campionato, fino a stiamo sperando di fare gol di spalla. Spalla lì, Okafor, vogliono una mano. Florenzi fuori, Romero. E Mancino Romero cerca il piede forte, poi va in area, Loftus-Cheek, Okafor. Okafor non calcia più. Ha detto bene il telecronista. Non calcia più. Ma non è che Okafor non calcia più. Il Milan non calcia più. Lungo. Salta Cabasele. Florenzi. Silvestri in altra parata. A graffiare il pallone in calcio d'angolo. Giroud colpisce male. Un'arrivazione a Tomori che non c'è. Rimessa dal fondo. Leao destro. Fuori. Basta, stacco qua. Fine.